Buongiorno, eccoci con un nuovo video. Domenica di super sole. Infatti, vi ho già girato un pezzo di video dove vi davo il buongiorno fuori in giardino e mi è venuto in mente che non potevo poi pubblicarlo perché i miei vicini hanno la musica e quindi boh, non avrei potuto pubblicarlo con la musica che si sente dei vicini, ma è abbastanza forte che non avrei comunque saputo come fare per toglierla. Quindi niente, rifaccio tutto dentro, sempre in cucina, anche perché in sala c'è Mauro che mi sta montando una cassapanca che andremo a mettere fuori. Poi comunque ve la faccio vedere, andremo a metterla sotto la tettoia vicino al lavandino in modo da poterci mettere tutte le cose che ci servono all'interno, perché lo spazio non è mai abbastanza e quindi abbiamo preso quella lì per poterci mettere tutte le cose anche durante l'inverno. Mi è venuto in mente che però poi dovrò comprare una copertura per non farla rovinare, a parte che è assolutamente un materiale per l'esterno, è assolutamente un contenitore per esterno, ma preferisco comunque una copertura, prenderla lo stesso. Allora, io sono già vestita perché andremo a pranzo da mia suocera, quindi mi sono già preparata. È già venuta Ale che mi ha lasciato Pietro perché è andata a fare lei un po' di spesa, quindi già una super mattinata. E ultima settimana con queste ante, vi ho messo un post su Instagram dove vi dicevo che è l'ultima settimana con le nostre ante e mi dispiace. No, perché sicuramente sarà tutto più in armonia, andrà a riprendere la nostra super mega dispensa, quindi sono molto contenta. Qualcuno mi ha detto, ma avevi detto che la cucina te l'aveva comprata tua nonna, è un valore affettivo, è vero, però la cucina rimarrà, quindi il valore affettivo ci sarà sempre. E poi comunque ne ho parlato anche con lei, ne abbiamo tra l'altro riso l'altro giorno perché sono andata a accompagnarla a comprare il televisore e le ho detto, ma lo sai che qualche ragazza mi ha scritto, ma avevi detto che è un valore affettivo di tua nonna, e allora lei mi ha detto, ma cambia queste ante, fai quello che ti piace, fai quello che vuoi, io te l'ho comprata 11 anni fa, te l'ho voluta regalare col cuore perché comunque 11 anni fa ti piaceva questa, è ovvio che se adesso vuoi qualcosa di più moderno, che ben venga. Ecco, quindi la mia nonnina mi ha dato il benestare e sono ancora più contenta, e adesso dovrò un attimo capire come fare con le ante. Pensavo di metterle in vendita, magari qualcuno che vuole fare una cucina in muratura può poi adoperarle, quindi pensavo di metterle in vendita insieme anche alla cappa, così se davvero qualcuno ha piacere di fare una cucina in muratura può usufruire. E basta. Allora, io adesso dovrei domani, se riesco, ordinare le LAC, perché non credo di riuscire ad andare da IKEA in questo periodo, quindi pensavo di ordinarle e farmele arrivare. Adesso guardo un attimo i tempi, ma non dovrebbero metterci tanto. Non so se prenderne due o tre, però quasi quasi ne prendo tre, al massimo ne tengo una di scorta se volessi poi metterla. E basta, quindi niente, farò questo ordine e metteremo le lacche. Qualcuno giustamente mi ha detto di aspettare che mi arrivino le ante per metterla, per ordinarle, però no, anche perché tanto comunque non avrebbe senso, però vediamo. E qui dove ho questo qui, stamattina pensavo quasi quasi di mettere una stampa di disegno, di cercare magari una stampa sulla cucina. Ne ho già vista una che mi piace con tutti i tipi di pasta, e tra l'altro ho messo troppo fardo, non riesco a capire se è la telecamera, perché dallo specchio non mi sembrava affatto, secondo me è effetto della telecamera. Dicevo, ne ho vista una con tutti i tipi di pasta, mi sembra le cotture, adesso non ricordo, e non mi dispiacerebbe metterla lì vicino al piano induzione, la pasta asciutta, andrei a metterla lì.
quindi avrei le due stampe messe così. Non mi dispiacerebbe perché almeno va a riempire, ma non più di tanto. Ovviamente andrei a mettere una cosa della stessa misura dell'altra e con la stessa cornice, così almeno è tutto abbinato. Adesso sta entrando un po', dicevo, è tutto abbinato e secondo me potrebbe essere, e secondo, è tutto abbinato e secondo me potrebbe essere un'ottima soluzione per andare a riempire senza riempire, ecco, e poi riprende tutto il contesto, il tavolo con le sedie. Allora, un'altra cosa, qualcuno mi ha detto, ma le gambe del tavolo sono delle sedie capotavola sono diverse, non importa, l'ho fatto proprio di proposito a prenderle diverse. Poi ovvio, azzeccare il legno non è semplicissimo, nel senso che, cioè, non è che posso trovare sedie con lo stesso legno, quindi è un po', però legno è legno, nel senso che comunque è molto in armonia, se no non le avrei lasciate, le avrei messe fuori, vi dico la verità, se non fossi stata convinta. E perché queste qui di Casa Shops, che ho già da diversi anni, sono più chiare, però la differenza è che queste sono le gambe in legno, quelle lì no, quello lì è metallo effetto legno. Perché sono sedie principalmente da giardino, infatti so che molte di voi le hanno acquistate vedendole da me proprio per esterno, perché sono sedie anche da esterno, queste qua di Casa Shops, invece quelle lì sono in legno, quindi no, rischiano poi comunque di rovinarsi. Quindi questo è il tutto, vedete, con la cornice da legno e boh. Allora, qua c'è Mauro che sta terminando questa cassapanca, cassapanca, contenitore, è enorme. Avevamo vista una anche da IKEA, molto 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 carina, ma secondo me questa qua è molto più bella, vero? È più capiente. Sì, anche l'altra era bella grossa, però boh, questa qua mi sembra più grossa, mai vista. Poi l'altra di IKEA forse era in plastica, Sì, rigida. era plastica dura. Sì, questa qua invece è in metallo da esterno. È proprio bella grande, così almeno andremo a metterci. È bella grande, così andremo a metterci tutte le cose all'interno. Tra l'altro da montare è stato un casino perché c'erano miliardi di viti. Neanche sa pellicola. Ah sì, è dura. E quindi andremo a metterla fuori. Qua c'è Zoe. Mettiamo te, Zoe, dentro. Vuoi andare dentro? No. Tu ci andresti. Allora, io mi sono già messa il giacchino perché c'è una bellissima giornata oggi. C'è un sole pazzesco, ma c'è un'aria fredda, ma fredda, ma fredda. E quindi ho messo questo qui e come borsa metterò questa qui che è uguale alla camicia. E visto che ho dei tocchi anche pastello nelle scarpe, ho deciso di abbinarci questa qua. Allora, siamo arrivati a casa, io mi sono già cambiata, non vedevo l'ora di cambiarmi perché poi quando arrivo a casa la prima cosa che ho proprio la necessità di fare è quella di svestirmi. Tra l'altro sono pienissima, abbiamo mangiato pesce, però sono pienissima perché sapendo che, sapete che facendo la dieta lo stomaco un pochino si chiude e quindi quando mangio tanto ne risento. Tra l'altro ho già mangiato la pizza anche ieri sera, il dolce infatti non l'ho mangiato oggi perché l'ho mangiato ieri, anche venerdì avevo le mie cugine a cena e quindi settimana finita proprio così. Allora, volevo farvi vedere Mauro cosa mi ha portato a casa. Mi ha comprato due bombolette per colorare il tavolino fuori. Mi ha preso quella la classica, quella con lo spray classico e bianco opaco. Mi piaceva, allora, questo qua è resistente alla luce, lunga durata, rapida essiccazione. Non so se resiste al fuori, però penso di sì.
Adesso comunque leggero bene, adatto sia per interno che per esterno, sì. L'altra mi piaceva perché era una pittura a gesso, quindi mi piaceva tanto, però niente, meno male che gliel'hanno cambiata. Tra l'altro Mauro le ha portate indietro tutte e due, ha portato indietro anche la mia, che non aveva neanche lo scontrino, gliel'ha fatto vedere e questo qua si è proprio fidato, gli ha detto non l'ho cambiato assolutamente, anche perché sarà proprio un problema di erogatori e magari non saremo neanche i primi a averlo portato, anche perché se ce l'hanno cambiato così senza neanche vedere lo scontrino. È perché probabilmente non è la prima volta che succede. Quindi adesso vado in giardino, vado a colorare, visto che c'è una bella giornata, vado a colorare il tavolino, poi aspetto che asciughi e ve lo farò vedere. Ma volevo farvi vedere anche la cassapanca che Mauro ha montato, è di Begliani e ve la faccio vedere perché è veramente grandissima e molto 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 utile. So già che ci metteremo dentro la qualsiasi perché è enorme. Mi sono spostata in giardino perché voglio colorare il tavolino, quindi proverò a colorare il tavolino. Mi sono messa la giacca perché fa frescolino, poi al massimo quando sono sotto il sole la tolgo perché va e viene. Il vento, quando c'è il vento fa freddo, quando non c'è il vento si sta bene, quindi vabbè. Comunque andiamo a colorare il super tavolino. Iniziano a esserci tutti i germogli, le foglioline stanno spuntando. Guardate tutte le foglioline nuove, troppo bella. Sta siepe mi dà veramente delle gioie perché è stupenda, veramente bellissima. Sta proprio crescendo molto, 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 molto bene. Che meraviglia, sta proprio bene, mi piace tantissimo ed è enorme, proprio bella, bella, bella. Adesso dobbiamo sistemare questo angolino qui. Tra l'altro abbiamo deciso di colorare il barbecue, anche il lavandino, coloriamo tutto, sistemiamo questa zona qui quest'anno. Però guardate, si gira con la chiave, si apre, bellissimo. Pesa anche tantissimo, vi dico la verità. Stamattina ho tirato fuori i banani che avevo sotto la tettoia e li ho tagliati, così speriamo che escano, che crescano, ma penso di sì perché dovrebbe essere così. Quindi niente, li ho messi qua così prendono anche un po' di sole. Perché comunque il banano ha anche bisogno di sole. Questo è quello che invece era più grosso di tutti. Anche questo l'ho tagliato, tolta tutta l'erbaccia. Mi sono dimenticata questa. E ho tolto tutta l'erbaccia così almeno rimane libero. E niente, aspettiamo che cresca. Qua c'è una cagnolona che prende il sole, eh? C'è una cagnolona che prende il sole, a lei piace tanto il sole, vero? Zoe, quando capisce che parlo di lei fa l'indifferente, tra l'altro sentite i galli, che meraviglia, che meraviglia. Qui c'è tutta questa erbaccia che dobbiamo togliere. Mauro deve buttare il diserbante e tagliarla. Monellina, mi fa ridere quando si mette così. Vedo l'ora che arrivi proprio la bella stagione per questo motivo, perché adoro stare fuori in giardino. Tra l'altro devo dare una pulita, perché guardate, ovviamente l'inverno non è che passo tutti i giorni, anzi mai.
e quindi devo dare una pulita. Comunque questa è proprio la primavera, la mia stagione preferita. Tra l'altro, oggi pensavo che fra qualche giorno è primavera, fra 3 giorni è primavera. Wow, siamo già in primavera. Che bello. E abbiamo un sacco di lavori da fare qui in giardino perché dobbiamo tagliare il prato, dobbiamo sistemare le siepi, devo chiamare il giardiniere per le siepi che abbiamo dalla parte della cucina, dobbiamo areggiare il prato, quindi fare un sacco di cose che faremo nel weekend. Allora, ecco il tavolino. È venuto molto 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 bene. Allora, le sedie sono un bianco sporco. Ci ho fatto caso oggi che c'è questo bellissimo sole, non sono bianche bianche le sedie di Casa Shops. Il tavolino l'ho fatto bianco bianco come il divanetto. Ero indecisa se farlo come le sdraiette, come le seggioline, ma ho pensato, se le faccio come le seggioline sarà diverso dal bianco del divanetto. Se lo faccio bianco del divanetto sarà diverso dalle seggioline, non importa, tanto sta molto bene lo stesso. Adesso metto sopra il vassoietto che avevo prima e boh. Ecco qui, ho tolto la piantina che c'era dentro che era morta. Adesso in settimana andrò a prendere una bella piantina da metterci sopra. Ecco qua. Tra l'altro si è alzato un vento fortissimo, cioè io non riesco a capire come mai arriva una certa ora e si alza sto vento tremendo, veramente fastidioso e anche freddo, quindi mi sa che entrerò in casa. Tra l'altro sono qua che sto guardando Zoe che sta facendo la pipì, perché adesso siamo riusciti a insegnarle ad andare fuori a fare la pipì e poi rientrare da sola, quindi senza mettere il guinzaglio, quindi devo dire che è veramente veramente troppo 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 brava. Sono entrata perché inizia a esserci l'aretta fredda. Al pomeriggio c'è questo bellissimo sole, la temperatura cioè anche a livello di temperatura si sta molto bene. Poi improvvisamente si alza questo vento, quest'aria fredda, 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 quindi sono entrata e Zoe è rimasta fuori. Adesso vediamo, perché sicuramente tanto lei quando vede che io entro poi vuole entrare anche lei. Mauro sta facendo dei lavori nella casetta. Si è messo a montarmi una sdraio, poi vi faccio vedere perché abbiamo preso due sdraio da mettere in giardino poi quest'estate e basta. Adesso io mi rilasso 5 minuti, anche perché sono un po' di mal di stomaco, sono un po' così, e mi rilasso 5 minuti e poi chiacchieriamo ancora un po' dopo. Allora, mi sono messa sul divano così dormicchio un pochino perché non sono tanto in forma anche perché domani è lunedì, si rinizia a lavorare, quindi devo assolutamente essere super carica. Quindi mi rilasso un attimino. Tra l'altro, devo anche. Scusate, mi rilasso un pochettino e niente. Quasi quasi finisco qua questo video perché non so stasera se andrò a letto presto. E quindi rischio magari di non riuscire a terminare il video e ho tempo per editarlo perché questo video probabilmente uscirà martedì, quindi ho tutto il tempo per editarlo, però non so se riesco a terminare, quindi onde evitare di non riuscire a salutarvi, vi saluto adesso. Io vi mando un grosso bacione, grazie per essere stati insieme a me anche oggi e ci vediamo poi con un nuovo video. Ciao ciao!